Salve, il mio nome è Nello Giamundo e sono il general manager della società ATP, che è una società specializzata nella produzione di elementi in composito per il settore delle infrastrutture. Il progetto che abbiamo portato avanti il nome è Composche e rientra nella misura dell'Horizon 2020 e è stato scelto questa tipologia di progetto soprattutto in virtù diciamo, della praticità e dell'agilità con cui questi fondi erano messi a disposizione della nostra azienda per la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nel settore delle infrastrutture, con un occhio di riguardo al settore del tunneling. La spinta più importante in assoluto è stata una necessità che è stata registrata sul mercato internazionale, europeo ma comunque internazionale, di materiali che avessero una caratteristica fondamentale che è quella della durabilità. Ormai è risaputo che le nuove norme prevedono una durabilità delle infrastrutture di 100 anni e oltre, e i materiali tradizionali hanno dei limiti per poter rispondere a questa nuova esigenza. E ci ha spinto ad accedere a questi fondi, come dicevo già in precedenza, soprattutto l'agilità con cui è stato possibile, interfacciarsi con la comunità europea e anche la possibilità di essere messi in contatto con entità, internazionali, europee, ma internazionali che collaborassero al progetto. Questa è una domanda che ritengo veramente molto importante perché in questo caso specifico abbiamo deciso di non avvalerci di consulenze esterne, ma di gestire in completa autonomia con risorse interne tutto il progetto dalla prima fase fino all'ultima. E grazie anche a delle competenze che abbiamo sviluppato al nostro interno, perché sono anni ormai che l'ATP accede a fondi di finanziamento e appunto ha sviluppato competenze specifiche in questo ambito. Da sempre accediamo a fondi di questo tipo e quindi la nostra conoscenza viene soprattutto con delle interrogazioni dirette alle organizzazioni internazionali, ma è comunque su interrogazioni che facciamo sui siti web che sono messi a disposizione appunto dalla comunità europea. E devo dire che sono molto ben fatti e non necessitiamo di altri informatori in questo senso. La cosa più importante è stata la rapidità. Io quello che sto asserendo da tempo in merito ai finanziamenti messi a disposizione delle aziende per la ricerca e la rapidità, perché il mondo attuale, il mercato attuale viaggia su ritmi velocissimi. Quindi per noi l'elemento più importante, punto di forza ed essenziale è la rapidità di accesso al fondo, ma anche di completamento del progetto, perché essere in grado di, nel caso ovviamente che la ricerca vada a buon fine con lo sviluppo di un prodotto, che questo prodotto possa essere messo sul mercato in maniera rapidissima. Guardi, ma momenti negativi reali non ne abbiamo mai incontrati. Alla fine per noi si è svolto in una maniera molto tranquilla e senza intoppi particolari. La verità è veramente, è una misura che veramente ci ha soddisfatto. L'unica cosa che cambierei è, nell'ambito proprio dei bandi, qualcosa, qualche capitolo che fosse più specifico nell'ambito delle infrastrutture, questo sicuramente, ma l'indirizzo generale, sul finanziamento per noi è assolutamente positivo. Consiglio che mi sento di dare è quello di darsi un'organizzazione interna
perché il progetto venga seguito nelle singole fasi in maniera molto molto professionale. Questo diventa anche una sorta di referenza poi presso l'ente che appunto concede questi fondi. Quindi un'organizzazione interna che sia per la parte amministrativa che tecnica per me è essenziale e fondamentale. E questo permette anche di non avvalersi, ma non è che io sono contrario alle consulenze, sia ben chiaro, ma credo che una consulenza in quanto tale debba essere un supporto e non un rimando di quella che è l'attività principale, sia amministrativa che tecnica, che viene svolta nell'ambito del progetto di ricerca. Non siamo a conoscenza, oddio, non abbiamo una conoscenza approfondita del piano di investimenti Juncker, ma ci siamo ripromessi al nostro interno di approfondirla, perché la nostra azienda è sempre costantemente interessata a qualsiasi nuova forma di finanziamento della Comunità Europea. Anzi, questa è quasi una costante nell'ambito della nostra azienda.